Guarda che entusiasmo che c'è per te, eh! Oh, ma dai, ma è incredibile! Aspetta, aspetta, aspetta! Silenzio! Ma lo sai che ieri sera tu, non ho capito che quasi quasi siamo mezzo parenti e che... Chi sei? E Cotugno, Cotugno! Fiorello! Ma si poteva lasciare da solo in questa boccia infernale tre mesi? Non ci andare più, Pippo! Non ci andare più, lasciali da soli e poi se ne accorgeranno! Non ci andare più! Vieni con me! Facciamo una coppia di fatto! Vieni a lavorare in radio con me, Pippo! Va bene, accetto l'invito! Così stai sempre con me, non ti si vede in faccia che è meglio! Guarda, guarda, guarda che entusiasmo che c'è per te, eh! Oh, ma dai, ma è incredibile! Aspetta, aspetta, aspetta! Silenzio! Ma lo sai che ieri sera ho fatto lo spettacolo a Paolo l'Ottomatica e io lo facevo sempre, durante lo spettacolo, ogni tanto facevo così, scusate, fermi, Pippo, ci sei? E tutti pensavano che mi collegassi con te, invece poi non è stato possibile perché diciamo la verità, perché non abbiamo fatto il collegamento? Dillo, tu lo sai perché? Io lo so, anche tu lo sai. È certo. Perché avevamo deciso quando, tipo due mesi fa, che non l'avremmo fatto perché è inutile fare un collegamento a distanza, o c'ero lì o se no niente da fare, giusto? Quindi ci verrai la prossima volta? Quando? Il prossimo anno. Dove? Qua. Sì, vengo, sai quando? A giugno, perché si sta benissimo a Sanremo a giugno, c'è un mare meraviglioso e un sole spettacolare. Ah, soltanto a giugno viene allora? Sì, a giugno. Tutti i cantanti presenti, tutti i cantanti, tutti. Guarda che pur di averti sposteranno il festival a giugno. Allora tu, Pippo, hai detto una cosa sacrosanta. Io ho letto in questi giorni, perché leggere di Sanremo in questi giorni è veramente come leggere Topolino, è divertente, è bello. E tu hai detto una cosa, Fiorello non è in grado di presentare il festival di Sanremo. Io ti dico, hai ragione! Non sono capace, qui uno solo è capace e lo sai chi è? Luca Sardella, ci vuole Luca Sardella, ci vuole al festival, quello ci vuole, tu non hai idea Sardella, ma perché non ridete? Ma sai che bello, lui, allora, presenta una canzone e cura i fiori, è perfetto, capisci? Quello capace che ti pianta la marijuana sul palco di Sanremo. Tipo, mi voglio bene, però mi è piaciuta, una canzone l'ho seguita, Quale? Perché è bello il festival di Sanremo, sai perché è bello? Perché uno l'indomani del festival che cosa fa? Fischietta le canzoni nella vita di tutti i giorni, che so, vai dal panettiere e gli dici mi dia un chilo di pane e poi gli fai show must go. Vi voglio bene tutti quanti, veramente. Grazie di essere stata regolata, Fiore. Mi avete fatto passare delle serate meravigliose, anche perché io non l'ho visto il festival che lavoravo. No, però l'ho registrato, ti ho visto ieri sera fino alle 6 del mattino, pensa. Sei d'accordo con i risultati? Quali? Ma sì, ma devo dire l'Inter ha giocato una buona partita, quindi voglio dire, non è che... No, i risultati ha vinto Cristicchi, no? Sì. Cristicchi. In Sicilia siamo Cristicchi da solo, ti ricordi quella frase? Oh! E lo leggi? Piero Mazzocchetti. Ah, Mazzocchetti, ho capito. E poi c'è... sono d'accordo, bellissima la canzone di Cristicchi, veramente bella, ma ne ho sentite anche altre belle io, però a mio gusto.
gusto, sai, il mio gusto non è... ad esempio, sai, Amalia Gray non mi dispiace per quel pezzo. Tu l'hai ospitata nel tuo programma, eh? Sì, l'ho ospitata nel programma. Anche te ti ho ospitato. Vieni lunedì, no, c'hai da fare. Mi riposo un po', eh. Bravo, riposo, perché sai, a 70 anni... Pippo, tu ancora puoi fare, guarda, intanto ero un po' geloso perché so che tu e Mike avete fatto la coppia. Già, perché l'ho scoppiato da te. Lo sai, ma lui non vedeva l'ora, ma è poi sai, e Pippo mi ha invitato al festival e quindi dice no, verrai, così pareggerò i conti. Allora, forza e coraggio. Scusate, io non vi voglio annoiare troppo, perché c'ho da fare, c'ho famiglia e non stasera c'è. Replico al palo all'ottomatica. Non ci annoi mai. Grazie perché ci avete lavorato. Allora, ciao Pippo. Posso dire che domani inizia Viva Radio 2? No, fermi. Che c'è? Domani inizia Viva Radio 2, posso dirlo? Con Baldini. Infatti, dici, posso dirlo e poi lo dici. A che ora inizia? Alle 2:20 e io proverò a chiamarti domani. Va bene. Ah, tra l'altro voglio dire che ospite domani, pensa, forse ci sarà un politico importante, ma non vi posso dire chi. No, adesso ce lo dici, eh. No, vi dico solo che è l'ago della bilancia, basta, non vi dico altro. Follini. Chi? Follini. Non lo so, se lo posso dire. L'ago della bilancia è Follini. Può essere... Dardo, posso dirti una cosa, eh? Dimmi. Ma lo sai che se io non fossi sposato, non sai cosa ti farei, veramente. Ciao a tutti! Ciao! Dai, taglio!